Le filanti autostrade di Germania, Danimarca e Svezia sono già alle spalle. Ora la nostra panoramica scenic sta attraversando il circolo polare artico. È estate, ma qui l'inverno sembra regnare ancora sovrano. I panorami emozionano con il richiamo di pendii innevati che sembrano prolungarsi all'infinito. Breve avventura con i nostri sci e caliamo poi verso le coste atlantiche per raggiungere Bodo, a nord del circolo polare, dove è scoppiata l'estate artica, colma di luce, colori e bellezza che penetrano l'anima. Qui si traghetta verso Lofoten, arcipelago di perle galleggianti sul Mar del Nord. 4 ore di navigazione e sbarchiamo a Moskenes, folgorati da un mondo che sembra uscito da un racconto di fiaba. Un caos di vette galleggianti in fuga verso l'alto, verso il blu cobalto di un cielo pieno di luce. Le giornate estive sono attraversate da un sole che non muore mai e da notti che non vogliono arrivare. Pochi chilometri su strade tagliate a picco sul mare ed eccoci a Rein, ed è subito incantesimo. La visione è indescrivibile, un quadro colmo di bellezza selvaggia e serenità, accompagnata dalla pace operosa delle genti che abitano questi luoghi. Le Rorbu, case dei pescatori minuscole e vivaci, con i loro colori sgargianti, sembrano galleggiare sul mare, palafitte circondate da una miriade di porticcioli. Qui da sempre l'economia del merluzzo dà vita. Ovunque si vedono file di stoccafissi appesi su caratteristiche impalcature. Mentre i gabbiani volano liberi fino ai picchi inaccessibili, così verticali da sfidare le leggi di gravità. Sono tra le rocce più antiche del nostro pianeta, a costante difesa dell'incantesimo Lofoten. Ogni attimo, ogni respiro è colmo di scoperte e poetica bellezza. Le gite su vette galleggianti sull'oceano, le notti in tenda senza il buio, con le onde del mare pronte a sancire melodie su spiagge dorate. Il viaggio verso nord con la nostra scenic prevede una delle strade più belle d'Europa. Ci porta alle Westerhalen, un secondo arcipelago che si allunga nell'oceano e senza soluzioni di continuità regala scenari meravigliosi. Ponti, tunnel sotto l'oceano e piccoli traghetti continuano a cucire tra di loro questa destinazione norvegese. Il segreto del suo fascino è semplice, è una delle mete più belle del mondo. Arriviamo sulla costa e dopo una breve variante nel vicino parco nazionale di Abisko, in terra lappone svedese, siamo a Narvik, vivace cittadina artica prigioniera di un reticolo di meravigliosi e profondi fiordi che caratterizzano il viaggio di rientro, insieme alla costa atlantica con le sue accoglienti e romantiche città. Alla fine a stregarci di bellezza e magia sono gli altipiani e l'immensità dei fiordi del sud, dove la potenza della natura è di una sorprendente forza immane. Accompagnati da un mare di foreste e da una colonna sonora costante che non è certo quella della scenic, ma il rombo di possenti cascate, arriviamo al verde rigoglioso della bellissima capitale, Oslo. Difficile salutare la Norvegia, ultima frontiera selvaggia d'Europa, così lontana nell'immaginazione, così meravigliosamente vicina nella realtà.